Quindi ragazzi, nel video di oggi vorrei discutere dell'offerta di Nvidia nel campo delle schede video. Infatti con l'uscita di Ampere ho notato un po' di confusione dovuta specialmente alla RTX 3090 e ho notato che alcune persone hanno problemi ad inquadrare bene i prodotti presenti sul mercato. Parlando di schede video, nel senso comune del termine, ovvero schede di espansione che trovano posto in un PC, workstation o anche in ambiti enterprise, Nvidia propone tre diverse soluzioni: GeForce, Quadro e Titan. Ma cosa cambia di preciso tra queste schede? A livello fisico in realtà molto poco, o anche quasi nulla. Infatti nella stragrande maggioranza dei casi i chip sono esattamente gli stessi, ma le schede vengono differenziate tra loro per alcune caratteristiche e soprattutto dai driver. Partiamo con la famiglia con cui la maggior parte di noi ha familiarità, ovvero quella delle GeForce. Questo marchio è uno dei più longevi dell'azienda verde, infatti ha più di 20 anni e include le schede video desktop e mobile più comuni. Da quelle a basse prestazioni a quelle pensate per il gaming più spinto. Nel corso degli anni hanno avuto diversi prefissi come GT, GTS, GTX ed RTX, ma la famiglia è sempre stata la stessa. Sono schede generaliste. I driver GeForce, oltre a disporre di compatibilità con vari protocolli di output e decodifica video, sono ottimizzati per i videogiochi ed includono anche gli ormai quasi dimenticati profili SLI, cioè due schede in SLI. In questi driver manca tuttavia il supporto specifico a molte applicazioni professionali, quindi le prestazioni delle schede GeForce spesso risultano castrate in certi programmi. Alcuni addirittura potrebbero non avviarsi se non rilevano una scheda professionale nel sistema. In generale potremmo definire le schede GeForce come le più sfigate, tra virgolette. Oltre ad essere limitate sotto certi aspetti, come ad esempio avere le performance in doppia precisione bloccate ad una frazione della loro reale capacità, dispongono di chip qualitativamente inferiori e su di esse vengono effettuati meno controlli. Nel complesso tendono ad avere consumi più alti rispetto alle controparti professionali, sia per frequenze leggermente aumentate sia a causa del binning peggiore. Dall'altro versante abbiamo la famiglia Quadro. Sebbene le ultimissime schede di questa categoria annunciate da Nvidia non presentino più questo nome, fanno comunque parte della linea professionale. Dubito onestamente che Nvidia voglia abbandonare un branding storico come Quadro, quindi per semplicità continuerò a riferirvi alle loro schede professionali con questo nome. Confrontarle con le GeForce è veramente molto semplice. Le Quadro sono praticamente l'altra faccia della medaglia. Dagli stessi chip vengono ricavate delle schede pensate per tutt'altro, ovvero principalmente programmi di rendering, modellazione 3D, calcolo scientifico e cose simili, trovando quindi spazio nelle workstation e nei data center. I limiti imposti dalle GeForce sono rimossi permettendo alle Quadro di ottenere prestazioni migliori nei contesti appena citati. I driver Quadro infatti sono specificatamente certificati ed ottimizzati per questi scopi e dispongono di librerie apposite. Inoltre hanno più VRAM, tipo il doppio, il triplo, anche il quadruplo delle versioni desktop, e prima del rilascio delle RTX 3080 e 3090 erano anche le uniche schede della Casa Verde a montare memorie ECC, ovvero memorie capaci di correggere gli errori che inevitabilmente avvengono al loro interno. Sulle Quadro vengono montati chip di binning migliori, spesso privi di cut down e quindi completi, che necessitano di tensioni leggermente inferiori a pari clock, e ciò consente a queste schede di consumare generalmente meno delle loro dirette controparti desktop. Questo, unito a frequenze di fabbrica leggermente inferiori e a controlli molto più stringenti, consente alle Quadro di vantare una stabilità decisamente maggiore. Anche la lineup delle schede professionali è completa, spaziando da schede di fascia più bassa a quelle di fascia altissima. Ma tutte le caratteristiche che abbiamo appena citato fanno sì che una Quadro possa costare il doppio, il triplo, il quadruplo o anche di più rispetto ad una GeForce equipaggiata con lo stesso chip. Se le precedenti due famiglie hanno circa 20 anni di storia, più di recente, nel 2013, Nvidia ha introdotto una specie di via di mezzo tra GeForce e Quadro, le Titan. A differenza delle altre due appena citate, queste schede non compongono una vera e propria linea, infatti per ogni generazione di schede video ci sono più o meno due Titan, che in termini di prezzo vanno a collocarsi sopra le top di gamma GeForce, ma sotto una buona parte delle schede Quadro di fascia alta. Le Titan sono sempre basate su chip più grandi e potenti delle proprie generazioni, spesso con tutte le unità di calcolo e boost di memoria attivi, essendo sottoposte ad un processo di binning molto più simile a quello riservato alle Quadro. Solitamente hanno molta più VRAM delle top di gamma da gaming e non presentano gli stessi limiti di performance nei calcoli in doppia precisione. I driver dedicati alle Titan sono fondamentalmente gli stessi di quelli GeForce, con qualche aggiunta di supporto ed ottimizzazione provenienti dai driver Quadro, ma senza le stesse certificazioni. A questo punto è relativamente facile capire su quale famiglia orientarsi al momento dell'acquisto, in base all'utilizzo principale che il PC su cui sarà
sarà montata andrà a fare. Le schede GeForce per il gaming, Quadro per programmi professionali e Titan per delle situazioni intermedie, in cui si alternano giochi e lavoro oppure è necessaria molta potenza e molta VRAM, ma senza il bisogno delle feature complete delle Quadro. Questo non significa che non si possano usare delle Quadro per giocare o delle GeForce per lavorare, ma ovviamente bisogna analizzare le necessità dell'utente. Un professionista che usa quotidianamente programmi come SolidWorks o Katia dovrà puntare su una Quadro, ma ciò non vuol dire che non potrà farsi una partitella Call of Duty la sera. Allo stesso modo, un giocatore assiduo che ha comprato una 3080 per Cyberpunk 2077 potrà usarla su Blender con degli ottimi risultati, come abbiamo visto nei miei test. Quindi semplicemente andate in base alle vostre necessità, specialmente quando di mezzo ci sono cifre importanti e necessità lavorative. Non tutti i programmi usati per lavoro necessitano di schede professionali, ma nei casi in cui queste ultime risultino necessarie bisogna essere pronti a fare un bel investimento. Chiudiamo questo piccolo video spiegone e martoriatore con quanto accennato all'inizio, le 3090. E infatti nella conferenza di Nvidia è stato spiegato che questa scheda è Titan Class in termini di performance e la presenza di un grande quantitativo di VRAM e la presentazione di abbastanza ambigua della scheda ha portato molti, testate incluse, a considerarla una Titan. Diciamo che non è che se Nvidia afferma che la 3080 sia la propria top di gamma della generazione corrente ciò renda automaticamente la 3090 una Titan, semplicemente non è una Titan. Altrimenti porterebbe quel nome e sarebbe compatibile con i driver corrispondenti. Per questo motivo potrebbe essere difficile da consigliare a chi necessita una vera e propria Titan. In pratica, a prescindere da cosa dica Nvidia, la 3090 rimane una vera e propria top di gamma GeForce, esattamente come lo era la 2080 Ti fino a qualche mese fa. Quindi ragazzi, per questo video è tutto e vi ringrazio per l'attenzione. Voi siete stati su More Than Tech e spero di avervi aiutato con questa infarinatura generale delle famiglie Nvidia. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo in un prossimo video. Voi siete stati su More Than Tech, Salagabula, Magicabula, BDDBODDBU. Questo mi ha costretto Riccardo a dirlo. Salonza.